bisogna fare più uno sforzo di intelligenza e di coscienza. La memoria a volte può essere anche fraintesa, però quando si parla di coscienza e intelligenza, il peso delle parole assume un altro significato. Il peso delle parole. Shoah, mafia, sembrano due elementi completamente opposti o comunque appartenenti a mondi diversi, a culture diverse. Io vedo la stessa violenza, la stessa presunzione, la stessa prevaricazione, la stessa programmazione della distruzione di individui o addirittura di popolazioni intere. Oggi vi presento il dottore Pino Maniaci, giornalista. Date la laurea qua. No, io sono uno che dà laurea a tutto, penso, per immagine. Comunque volevo presentare, perché lo conosco e adesso è la prima volta, ho il piacere di incontrarlo. Volevo semplicemente aiutare la platea a non ritenere in contraddizione i due eventi, perché un combattente come Pino Maniaci deve affiancarsi ad altri combattenti, combattenti del passato e i combattenti di oggi. Combattere non è un elemento esclusivo del linguaggio militaresco. Combattere indica uno sforzo dello spirito, combattere significa opporsi a qualche cosa, resistere. Significa pensare in maniera diversa, perché il miglior combattimento è quello della mente, è quello della coscienza che dice no, oppure dice sì, impedendo un no che distrugge o che fa finta di nulla. Un popolo intero ha fatto finta, non sapeva. Le statistiche che trovate sui libri di storia si contraddicono ripetutamente. 42 milioni di morti totali, 52, no, 54, 14 milioni di morti nei campi di concentramento, di cui 6 milioni di ebrei. I libri di storia a volte ci offendono con la loro generalizzazione, con la loro mancanza di sensibilità umana. A volte noi docenti entriamo nella stessa trappola e cominciamo a perdere coscienza, no? E seguiamo le linee della moda, no? In questo momento le TV sono piene di filmati, film, talk show sulla Shoah. È una questione di coscienza e di libertà. La memoria è un vostro patrimonio. E quelli che oggi vi chiamano come il giornalista Pino Maniaci sono qui perché rappresentano memoria vivente di una lotta che continua. Oggi la possiamo chiamare mafia, eppur non essendo un campo di concentramento. Guardate bene che a certi livelli pianificano anche quante persone devono cadere. Basta semplicemente calcolare i clienti. Lo spaccio della droga non è un campo di concentramento, perché non ci sono steccati, non ci sono reticolati, non c'è corrente elettrica che percorre i perimetri delle vostre strade, perché ce l'avete dentro. Allora ricordiamo la Shoah, ricordiamo chi ha distrutto bambini, neonati, donne, handicappati, omosessuali, persone di religioni diverse, ungheresi, rom, italiani, cattolici, evangelici e via di seguito, senza fine. Ricordiamo questo, ma ricordiamo anche, grazie a Pino Maniaci e alle associazioni che lo sostengono e che lo condividono la battaglia, ricordiamo anche che quella prevaricazione, quella presunzione è ancora attiva. Io sento dire a volte, orripilando, e ci sono situazioni che è impossibile non ritenere come variabili assegnate nelle condizioni genetiche delle popolazioni. Le neuroscienze ultimamente mi fanno spavento.
la genetica mi fa spavento, io ho paura della leggerezza, dell'allegria con cui ci comunicano le loro scoperte o le presunte scoperte. Vedete, sottilmente comincia a percorrere di nuovo la stessa strada quella ricerca pseudoscientifica che ha condotto alla definizione delle razze e alla definizione di condizioni inalterabili. In siciliano noi diciamo un asciutunno non può morire quaggiato, vero? E questo l'ho citato stamattina nell'assemblea d'istituto. Vedete, questo proverbio innocente, molto carino, molto efficace, ti dice, vedi che ci sono individui che ascrivendoli all'interno di una figura geometrica significa che non c'è nulla da fare per loro, sono così. Sono circoscritti all'interno di un'immagine, significa tu sei così e io ti catalogo e da quel momento io prendo decisioni su di te. Io scelgo di fare qualche cosa nei tuoi confronti. Può essere ti posso impedire di studiare storia, ti posso impedire di insegnare, ti posso impedire di comprare delle cose all'interno di qualche negozio. Posso anche immaginare che per te non c'è nulla da fare, qualunque scelta tu possa fare tu sarai sempre quadrato o tondo. È l'inizio di un percorso. Beh, i neuroscienziati parlano in un altro modo. Ti dicono, vedi, professore, lei può anche credere che i suoi alunni possano cambiare, possano apprendere. Ma c'è una cosa che lei deve considerare. Ci sono alcune predisposizioni genetiche che impediranno ogni suo sforzo. Vergogna. Chiunque possa ancora sostenere queste tesi dimentica che l'essere umano è qualcosa di più. L'essere umano è venuto fuori da 54 milioni di morti 70 anni fa circa e ha trovato la forza di ricostruire il senso di civiltà, e questo non è la predisposizione genetica che lo garantisce, questa è la libertà, la conoscenza, la cultura, la volontà di riprendersi riconoscendo che esiste un'altra dimensione che si chiama, volenti o nolenti, spirito. Si chiama anima, e la libertà esiste solo in questa condizione. Non esiste libertà nei geni, la libertà non si trova, non la troverete mai nei laboratori dei neuroscienziati, quelli che hanno iniziato a lavorare ad Auschwitz. Quella stessa mentalità definitoria, strutturante dell'essere umano, creerà di nuovo, state attenti, il concetto di razza. Così come molta mentalità mafiosa sa che noi non avremo mai il coraggio di reagire veramente, sa che noi alla fine ci piegheremo, perché noi siamo sempre disponibili a porgere la sportula. I vostri insegnanti di latino sanno che significa, significa che nell'antica Roma c'erano personaggi che avevano circa 5-6 mila persone dappresso, che alla mattina si presentavano e dicevano dammi grano, dammi vino, dammi olio, io ti difendo e ti bastono i tuoi nemici. Bene, antica usanza. Ora è un poco più sofisticata, qui Pino Maniaci sa da dirvi tante cose. Io sono un preside, un docente, ma sentite, sento forte l'esigenza di non sopporto la questione che ci sono cose che non si possono cambiare. Questa è una mentalità terribile che è tipica soprattutto del nostro modo di pensare. Non è vero che è così. Noi docenti abbiamo una grande responsabilità, perché noi tutti crediamo che ognuno di noi può sempre cambiare. Il fatto che tu una cosa non la sai e poi l'apprendi, oppure tu non sei capace o non ti senti in grado di capire, ma comunque guidato capirai. Questo è avere fede nelle persone. E questo fa paura. Questo fa paura a qualsiasi tipo di regime, a qualsiasi tipo di ideologia, fascista, nazista, comunista, totalitaria, in qualunque modo, comunista, totalitaria, anche socialismo scientifico. Sapete quante cose studiamo nei libri di storia? E poi guarda, alla fine i parenti sono sempre quelli.
alla fine c'è uno che dice il mondo deve andare in questa direzione, dico io quello che dovete pensare, dico io quello che dovete studiare, vi dico io come vi dovete divertire, vi dico io come vi dovete scegliere fra di voi, vi dico io come dovete vivere. Guai a noi nel momento in cui ci fosse qualcuno che dovesse avere questa forza. E guardate, ora purtroppo gli strumenti ci sono. Nel nazifascismo e nelle cupole mafiose, in fondo non hanno fatto altro che studiare i metodi per catturarci. Grazie e benvenuto. Grazie.